E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E siamo arrivati alla terza puntata di Pro Cycling Manager. Finalmente siamo andati a creare il personaggio nella carriera. La squadra che abbiamo scelto è stata la BS Carrera, una squadra Continental, per provare a farlo crescere il più possibile durante la prima stagione. La prima gara è andata molto male, ma veramente male, ma ci possiamo fare con la seconda prova di Sinaide Cup. Non perdiamo tempo a parlarne e andiamo direttamente a correre. Anzi, prima di correre vediamo velocemente cosa ci dice la schermata di Pro Cycling Manager. In questo caso vediamo i dati del ciclista. Risultati non ne ha tenuti, a parte il penultimo posto alla prima gara di Sinaide Cup. Qua possiamo andare a migliorare 0 punti abilità di movimento. Ok, più avanti potremo andare a migliorare ancora di più il nostro corridore. L'allenamento, qua non possiamo fare ancora niente. Perfetto, dati il ciclista. Ok, perfetto, non ci dicono niente che... Volevo capire con l'allenatore come pensava di allenarmi, ma questa è un'altra storia. Andiamo a correre la seconda prova di Sinaide Cup, che molto probabilmente mi vorranno mandare in fuga. Come la prima gara sono tutte squadre Continental oppure qualche Continental Pro. La più forte di tutte è la 1X, seguita poi dal team Bingle. Ritornando all'attualità, questo è il momento dove si carica la gara, che si può parlare di attualità. Anche la Caja Rural, nella Caja Rural ci sono anche i favoriti di giornata, ma dopo li andiamo a vedere. Tornando all'attualità, Tadej Pogacar correrà il Giro d'Italia per puntare alla doppietta Giro Tour. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché adesso inizia la gara, quindi l'attualità la riprenderemo dopo. Vediamo gli obiettivi di giornata, che molto probabilmente saranno quelli di... Ah no! Stare in testa al gruppo per almeno 20 km, quindi molto facile. Il trucco in questo caso è mettere tira da solo per tanti chilometri, e normalmente i 20 km si fanno abbastanza facilmente. Mettiamo 75, giusto perché adesso è il momento che tutti vanno in fuga e quindi la velocità è un po' più alta, ma quando poi la fuga prende il via si stabilizza ed è più facile poi tirare davanti al gruppo a una velocità più bassa. Conviene sempre far tirare il corridore nei primi chilometri di gara, perché almeno la velocità è più bassa e riesce a concludere il prima possibile i chilometri che deve fare. In questo caso il mio obiettivo è sempre quello di tirare davanti al gruppo per tanti chilometri, perché sennò non ho il risultato finale poi che esce basso, perché il compito che mi era stato giudicato non l'ho svolto in maniera corretta, anche se ho un compagno di squadra davanti. Ma non importa, ho già compiuto 5 chilometri davanti al gruppo e va bene così, più ne facciamo meglio è in questo caso. Aumentiamo la velocità perché vorrei riuscire a portare due prove in questa puntata prima di iniziare il calendario vero, perché queste gare in realtà sono gare che non sono reali. La parte bella arriva dopo, tanto l'obiettivo è di ritornare davanti al gruppo. Esatto, perché sennò come faccio a concludere il mio obiettivo? Non lo so. Tanto due magari che non mi sorpassano. Tanto la fuga davanti ha appena 2 minuti e 20 di vantaggio. Io sono arrivato al 15% del mio obiettivo. Questa parte di salita sta facendo fatica. Almeno oggi la condizione è a 0 e non è sotto 0. Nella scorsa puntata vi stavo accennando del ritorno di Tonarz alle gare di ciclocross. In realtà io sto registrando la puntata. Ok, 39 km. Continuiamo così
faccio più bella figura. In realtà, anzi, manteniamo la posizione, vediamo quanto riesce a durare il personaggio, visto che inizia la salita adesso. In realtà io sto registrando la puntata una dopo l'altra in questo caso, quindi non sono riuscito a vedere cosa è riuscito a fare Tonars. Anzi no, cazzata. Tonars dovrebbe iniziare a correre dal 2024, quindi bisogna ancora aspettare 2 settimane da oggi, quindi da gennaio. E sono molto curioso a vedere cosa... come va. Comunque lui è stato un gran bel corridore fino a poco fa e anche molto sfortunato per quello che gli è capitato. Adesso puoi tirare il fiato, stavo già tirando il fiato. Stai tranquillo, Andres. Sì, però adesso basta, eh. Sei stanco, non importa, non sono io che ti devo dare una mano, che ho già tirato 40 km in testa al gruppo. Difatti siamo nel secondo gruppetto, staccati ovviamente dal gruppo principale, ma va bene così, siamo alla seconda gara di stagione. Primo obiettivo potrebbe essere la settimana ciclistica internazionale. Rallentiamo un attimo, no dai, va bene, diamo un gel energetico. È un onorevole 34esimo posto dopo i 40 km 41 tirati in testa al gruppo. Vi stavo dicendo che tra poco, il 23, riparte anche il ciclocross con Van Aert, Van der Poel e Pidcock, tutti e tre assieme, quindi non vedo l'ora di vederli, ma molto probabilmente il video uscirà dopo, quindi sapete già cosa è successo. Arrivati a fine gara mi hanno detto che ho tirato 41 km al posto di 20 e ho in questo caso svolto un lavoro eccezionale. Ho più 9 punti di progressione e il manager è anche soddisfatto. Chissà che non mi trovi una buona squadra per la prossima stagione. Facciamo la terza prova di Sinaide Cup molto velocemente, perché sono quelle gare che poi non contano in realtà, però sono da fare. Sono da fare e ti danno comunque punti per migliorare in più, quindi più gare fai all'inizio, più riesci a migliorare prima e più puoi andare nel World Tour. In questo caso una gara di 123 km con addirittura 3 salite lunghe e altre 3-4 salite corte. Sotto la pioggia, se fosse vero a gennaio una prova di sto genere non sarebbe molto simpatica. Bene, anche questa volta ci danno il compito di tirare in testa al gruppo, facciamo come la scorsa gara, ci mettiamo davanti, ovviamente velocizziamo perché sennò la gara dura 8 anni. Nicolo, arrugati probabilmente Lorenzo, tieniti pronto a rilanciare non appena te lo dirò. Io non rilancio, rimango in testa al gruppo e basta. In questo momento che tutti vogliono provare, forse è meglio rallentare un po'. Ok, però mi stanno facendo, l'importante è che mi fanno stare davanti. Andiamo, strategia di gara, 2 km li ho già tirati, vediamo cosa succede poi nei prossimi chilometri. Allora c'è un bingle che mi sta dando fastidio, passiamolo. Cerchiamo di stare davanti il più possibile. E facciamo 67. De Macht. Attenzione, Rasmus Tiller. Che poi il mio capitano sarebbe... Ok, non mi ricordo neanche più chi sia. Vabbè, non importa, noi non facciamoci domande e tiriamo in testa il gruppo. Quanto mi gasa quando è davanti in salita, tutti gli stanno dietro. Peccato che non sta andando avanti, ma non importa. Guarda che bello che è davanti al gruppo, da solo. Ah, pensavo che ero addirittura in fuga, no, non importa.
Io voglio un personaggio che va forte in discesa, ma ogni volta non me lo fanno un personaggio che va forte in discesa. E non è una... un punto dove puoi anche lavorarci. Sarebbe molto figo se mettessero anche le prove di ciclocross, le prove di mountain bike all'interno di questo gioco. Insomma, sarebbe una gran cosa. Tanto 27 km fatti in testa al gruppo, direi che per oggi può andare bene così. Io manterrei il corridore qua ad 80, che forse non si stacca neanche, e vediamo quanto riesce a tenere il gruppo. Tanto la terza gara non chiediamoli troppo. E vi stavo dicendo questa cosa perché sarebbe molto più bello. C'è la pista, però è fatta malissimo. Un giorno faremo qualche prova all'interno della pista, oppure si potrebbe fare una live una sera dove mettiamo dentro la pista. Però è fatta male. Quando si scelgono delle biciclette da utilizzare, poi vai a fare effettivamente la prova, hai la bicicletta diversa, fa molto ridere come cosa. E quindi sarebbe stato molto figo sta cosa, soprattutto per i corridori che fanno poi la multidisciplina, tipo Van Aert, tipo Pidcock, tipo Van Der Poel. Se io vado a costruire una squadra su di loro, tanto mettiamola tutta a 99 e vediamo quanto regge. Se io vado a costruire una squadra su di loro, poi posso vincere anche in altri, in altre specialità. Stessa cosa se io mi faccio il corridore singolo su strada, poi posso migliorare anche nelle altre specialità, quindi sarebbe molto bella. Già hanno messo una funzione nuova nella modalità carriera con la squadra, che è quella di andare a creare una squadra under 23, che è molto carina. Difatti sono curioso di andarla a provare poi quando giocheremo con la squadra. Tanto il corridore è in testa al gruppo quasi a 86 nell'ultima salita dura di giornata, e sta ancora tenendo botta, eh. Vediamo dietro come sono. Stanno un po' tutti a, sono un po' tutti a blocco. Gelimberti, che dovrebbe essere Galimberti in teoria, sembra essere tranquillo, quindi sta cosa mi va bene. Se avesse avuto, se fosse stato un corridore più forte, adesso sarebbe stato il momento di attaccare, e forse si riusciva anche ad arrivare all'arrivo, perché manca veramente poco in cima alla salita. Vediamo proprio il punto finale, poi c'è una discesa che se guidi bene se arrivi in cima alla salita fresco, riesci anche a guadagnare un bel po'. Ma andiamo avanti, non permetterti che se ne vadano in fuga, non importa, noi stiamo qua. Tanto manca ancora poco. Allora, in questo caso lo possiamo anche... no, l'abbiamo perso. Qualcuno è già andato a proteggerlo. Anche qua, tasto destro sul corridore che vogliamo proteggere, proteggi e lo proteggiamo. In questo momento che sono tutti fermi, si può fare così. Vediamo, la proviamo. No, si sono tutti accodati. Niente, ho provato ad andare in fuga a 2 km dall'arrivo. Erano tutti fermi, proviamo a seguire Rasmus Tiller, anzi proviamo a seguire i Bingo a sto punto. Lo mettiamo qua, vediamo cosa combina il corridore. Gli diamo il gellino, la posizione è giusta, l'importante è che non muoia. È morto, ma ci abbiamo provato questa volta, siamo arrivati coi primi nel gruppo di 50 e va bene così. A vincere è un 1x, ma va bene così. Siamo anche arrivati alla fine della seconda prova di questo episodio, la terza prova di Sinaide Cup. Questo vi volevo dire. Facciamo scorrere tutti gli ultimi arrivati, vediamo quanto sono arrivati i miei compagni di squadra. Gelimberti 18esimo, non benissimo. Vediamo cosa mi dicono. 28 km eccezionale, perfetto, progressione più 9, soddisfazione manager più 3, un manager soddisfatto.
vediamo cosa riuscirà a fare poi a fine stagione. Tanto simuliamo questa parte e aspettiamo che finisca il mese, che in teoria non dovrei fare altre corse. Non facendo altre corse dovrei prendere poi il bonus a fine mese, e a fine mese si dovrebbe migliorare leggermente il livello, quindi speriamo bene. In realtà la cosa che mi preoccupa, intanto che sta simulando, che noi siamo in questo punto del calendario, questo è febbraio, le prime gare poi sono a marzo, quindi c'è un mese dove non corro. Bene, ma non benissimo, ma adesso lo scopriamo. Arriviamo a fine mese, vediamo se riusciamo a avere i punti in più per arrivare al livello 2, giusto per essere un po' più forti, magari migliorare un po' in collina, migliorare un po' in montagna per arrivare davanti, almeno nelle gare, quelle più di livello più basso, dove non ci sono corridori Continental Pro o addirittura World Tour. Se si riesce a fare poi bene in quelle gare, si riesce anche a migliorare e si riesce a vincere, vincendo poi il livello aumenta ancora di più. Eccoci arrivati a fine mese, non sta continuando a simulare, approfittiamo per vedere il calendario. Ecco qua il calendario. Allora, le gare effettivamente sono poche quelle dove sono iscritto, però ho la possibilità di iscrivermi in qualche gara in più cliccando il tastino più. Allora, vediamo dove troviamo delle gare più adatte alle caratteristiche del mio corridore. Andrei direttamente già nel periodo di aprile e maggio, dove ci sono gare under 23 tipo il Giro del Belvedere, che è assolutamente da fare, il trofeo Piva, che è assolutamente da fare anche questo, perché sono gare dove si può far bene. Il Giro delle Ardenne potrebbe essere un'altra bella gara da fare. La Liege Under sono già iscritto. A Parigi-Roubaix purtroppo la eviterei, siccome un corridore da corsa tappe. Dal 6 del 4, 9 del 4. E il Giro delle Ardenne ci pensiamo, perché poi c'è il Giro di Sicilia. Eh sì, direi di evitarlo, perché poi c'è Belvedere e Sicilia, quindi concentriamoci di più su quelle gare. Simuliamo velocemente fino a fine mese, quindi giusto una giornata, e come vi ho anticipato prima, ho avuto i punti necessari per andare al livello 2. Quindi congratulazioni, hai appena guadagnato un livello, bonus punti abilità, scegliete la progressione caratteristica, evoluzione potenziale, prossimo livello ovviamente è il 3. Quindi abbiamo migliorato per le corsa tappe, che è la parte principale, montagna, media montagna, cronometro, un po' di collina, un po' il prologo, un po' la discesa, per fortuna, grinta, resistenza e recupero. Allora, qua migliora in base alle caratteristiche che vi ho dato prima, oppure permette di evolvere il corridore in base al potenziale, ma noi continuiamo su caratteristiche. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.